Bentornati sul canale di Non Aprite Questo Blog. Io sono il Gonz e oggi siamo qua a fare la recensione de La Casa delle Bambole di Pascal Laugier, film che uscirà nelle sale il 6 dicembre, portato in Italia dalla Midnight Factory, regista di Martyrs. Se avete visto Martyrs sarete sicuramente curiosi di sapere com'è questo nuovo film, perché Martyrs è assolutamente un cult, è un film eccezionale che lascia un'angoscia dentro incredibile. È un film che sorprende, è un horror atipico, è un veramente qualcosa che non si era visto fino ad ora. Questo regista qua, solo con quel film lì, è riuscito a creare un grandissimo hype intorno a sé. Ragazzi, ho solo buone notizie per quanto riguarda questo nuovo film, La Casa delle Bambole. Ma andiamo per gradi. Il titolo originale del film è Incident in a Ghostland. In Italia è stato cambiato il nome, come può succedere a volte per i film. Devo dire la verità che Incident in a Ghostland mi ispira meno della Casa delle Bambole, e i due titoli non c'entrano niente l'uno con l'altro, ma in realtà entrambi i titoli raccontano un pezzo di questo film, quindi vanno bene entrambi come titoli per il film. Sicuramente La Casa delle Bambole è più interessante, più accattivante, mi ispira di più, e poi vedendo il film capirete perché. Parliamo della trama. Una madre di origini francesi con le due figlie adolescenti ereditano una casa, una villa, una grande casa. La casa è piena zeppa di bambole, è un'atmosfera veramente inquietante. Per chi soffre di quella patologia per cui si va in totale panico di fronte alle bambole, entrare in una casa del genere significa avere praticamente un infarto. La notte in cui si trasferiranno in questa casa succederà qualcosa di terribile. Qualcuno o qualcosa entrerà nella casa e metterà in pericolo queste tre persone. Non vi dico di più, sono rimasto sul vago apposta perché è un film davvero pieno di colpi di scena, dinamico, con tantissima azione, veramente mette un'ansia incredibile. È una specie di corsa sulle montagne russe. La sensazione è quella, cioè di avere un continuo sali e scendi, cioè appena trovi un momento di relax di nuovo cadi nel vortice dell'angoscia, dell'ansia, della paura, dell'adrenalina. Siamo di fronte a un'opera davvero ben realizzata. Pascal Laugier è al suo quarto film, non ha avuto una carriera cinematografica molto prolifica. Ha girato Saint-Ange, qualcosa del genere, nel 2004. Ha girato Martyrs nel 2009. L'ultimo film che aveva fatto era I bambini di Cold Rock, che non ho visto. E infine arriva nel 2018 con La casa delle bambole. Il film sarà al cinema in Italia il 6 dicembre. Fortunatamente io l'ho visto in anteprima e vi posso dire che è una vera bomba galattica. Ci sono tante cose interessanti in questo film. Intanto che la potenza narrativa di Pascal Laugier non è persa. Questo film, secondo me, come valore è pari a Martyrs. Semplicemente, forse Martyrs è un film molto più sorprendente per certi versi, nel senso che la storia è più surreale, però ci sono dei giochi nella sceneggiatura di Martyrs che ricordano tantissimo questo film. Con questo film qua si va a delineare proprio uno stile riconoscibile, quindi tantissimi virtuosismi nella sceneggiatura permettono a questo film veramente di non avere mai, veramente, ve lo posso garantire, un secondo di noia. È come buttarsi dal bungee jumping. Non c'è, quando ti butti dal bungee jumping, anche se non l'ho mai fatto, non c'è un momento nella caduta in cui ti annoi, no? E questo film è identico. E rispetto a Martyrs, il regista è migliorato tantissimo a livello tecnico. Non so se la troupe, adesso non mi sono informato, la troupe sia la stessa, comunque la fotografia è migliorata, la regia è migliorata, è tutto più moderno e più curato. Sono passati comunque 10 anni da Mart, quasi 10 anni, 9 mi sembra. Stiamo parlando veramente di tanto tempo, quindi il regista è cresciuto e ha fatto un film che è una figata. Molto 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 bello per chi ama Lovecraft, insomma il tributo che c'è nel film, perché la protagonista, una delle due adolescenti, è un'appassionata di Lovecraft e scrive racconti horror. Bravissime le attrici, tutte e tre, la mamma e le due figlie. Mi è piaciuta molto la figlia Mora quando è adolescente, perché sono 4 attrici, no? Due attrici adolescenti e poi 2 attrici che fanno loro da grandi, questo ve lo posso dire. Un altro tema interessante è il tema della violenza sulle donne, della molestia sessuale, della perversione, della violenza fisica, della violenza domestica.
ci sono tanti messaggi particolari che veramente c'è, che vengano espressi così comunque da un maschio, da un uomo, è molto strano, sembra quasi un film femminile. Sono abbastanza convinto che due categorie di persone, allora è un film comunque che è veramente una trambata, un bel pugno nello stomaco. Io uso il termine divertente, ma perché lo uso, io lo uso anche per i splatter ultra gore, cioè, quindi contestualizzate il divertente, cioè è divertente per noi che amiamo l'horror. Quindi, però, sono abbastanza sicuro che due categorie di persone usciranno dalla visione di questo film ancora più traumatizzate, positivamente, nel senso scatenate, gli si scateneranno tante, tante cose nella testa. Uno sono le donne, ovviamente, perché ci sono scene molto toccanti, figurati, cioè se lo dico io, figurati una donna, come si può immedesimare molto di più in certe situazioni. E due, tutti i, diciamo, malati, non vi offendete, o comunque persone che soffrono di pediofobia. La pediofobia è quella fobia, quella paura scatenata dalle bambole. Nello specifico, fa parte di un disturbo più ampio che è l'automanotofobia, non è proprio facile da dire, ossia la repulsione per tutto ciò che è fatto a imitazione di essere umano, ma che non è umano. Praticamente questa paura è scatenata dal fatto che il cervello di noi esseri umani cerca istintivamente di interpretare le azioni in base alle espressioni del volto e ai movimenti corporei. Quindi quando siamo di fronte a esseri totalmente immobili, che però hanno sembianze umane, c'è un lato del nostro cervello che viene ingannato e allo stesso tempo dice: come mai questo essere non mi trasmette nessun segnale? E quindi si scatena un meccanismo di autodifesa per cui si ha paura. Questo avviene anche verso gli automi, no? Robot, esseri che imitano l'uomo, ma lo fanno in maniera appunto innaturale, quindi hanno delle movenze che ci spaventano, no? Questa è una spiegazione un po' da non psicologo, però è effettivamente così, ve l'ho detta a parole mie perché appunto non ho studiato alle scuole psicologiche, psichiche. Perché vi racconto tutto questo? Perché è veramente figo come le bambole in questo film qua abbiano un ruolo cardine, ma anche non ce l'abbiano. Quindi ci sono, ci saranno, se avete paura delle bambole andate a vedere questo film, però sappiate che hanno un ruolo particolarissimo e molto figo, secondo me, veramente tutta la questione è gestita molto bene. Concludo sparandovi la bomba che secondo me questo film qua è uno dei due migliori film horror del 2018. Vi dirò che il secondo è Hereditary. Se volete sapere quale, secondo me, dei due film che ho scelto è il miglior film del 2018, rimanete collegati, iscrivetevi al canale perché farò un video apposta, magari sarà un video breve visto che comunque farò anche la recensione di Hereditary. Mettete like al video se vi è piaciuto, scrivete nei commenti se andrete a vedere il film, se non lo andrete a vedere, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, tanto da quando caricherò il video sarà già al cinema. Veramente mi interessa tantissimo sapere le vostre opinioni su questo film, per me è una bomba. Ah, ultima cosa importantissima, non tutti quelli che sono iscritti ricevono i video, quindi l'unico modo veramente per rimanere connessi con questo canale è cliccare sulla campanella. In quel modo non vi perderete neanche un video e non vi perderete questa bella faccia. Questo è tutto dalla recensione della Casa delle Bambole e ci vediamo al prossimo video.